Stiamo per trasmettere in italiano la Santa Messa da New York. Telemater è una televisione che vive solo delle vostre donazioni e della generosità di tutti. Questo ci consente di portare la parola del Vangelo nel mondo in italiano. Anche le più piccole donazioni possono fare la differenza. Vi ringraziamo e vi ricordiamo nelle nostre preghiere. Per continuare a sostenerci, visitate il sito internet www.telemater.org/sostienici. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. A te, Signore, innalzo l'anima mia, mio Dio, in te confido. Stasera iniziamo di celebrare la prima domenica di Avvento, il tempo che ci aiuta a pensare meglio delle nostre realtà e oppure della salvezza che Gesù Cristo ci porta. La sua nascita diventa questo incontro tra un uomo debole e un Dio che lo ama così tanto. E oggi iniziamo questa Santa Messa che si celebra per John Palumbo con la corona di Avvento. E ci sono le quattro candele che rimangono su questa corona e quattro domeniche che noi abbiamo per prepararci bene per celebrazione di nascita di Gesù, e oggi accendo la prima candela. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e i voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo.
O Dio nostro Padre, suscita in noi la volontà di andare incontro con le buone opere al tuo Cristo che viene, perché Egli ci chiami accanto a sé nella gloria e a possiedere il regno dei cieli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Tu, Signore, sei nostro Padre. Da sempre ti chiami nostro Redentore. Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore così che non ti tema? Ritorna per amore dei tuoi servi, per amore delle tribù, tua eredità. Se tu squarcisci i cieli e scendessi davanti a te, sussulterebbero i monti. Quando tu compivi cose terribili che non attendavamo, tu scendesti e davanti a te sussultarono i monti. Ma si udì parlare da tempi lontani. Orecchio non ha sentito. Occhio non ha visto che un Dio fuori di te abbia fatto tanto per chi confida in Lui. Tu vai incontro a quelli che praticano con gioia la giustizia e si ricordano delle tue vie. Ecco, tu sei adirato perché abbiamo peccato contro di te da lungo tempo e siamo stati ribelli. Siamo diventati tutti come una cosa impura e come panno immondo sono tutti i nostri atti di giustizia. Tutti siamo avvizziti come foglie, le nostre iniquità ci hanno portato via come il vento. Nessuno invoca il tuo nome. Nessuno si risveglia per stringersi a te, perché tu avevi nascosto da noi il tuo volto, ci avevi messo in balia della nostra iniquità. Ma Signore, tu sei nostro Padre. Noi siamo argilla e tu colui che ci plasma. Noi tutti siamo opera delle tue mani. Parola di Dio. Pastore di Israele, ascolta, seduto sui cherubini, risplendi, risveglia la tua potenza e vieni a salvarci. Signore, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Dio degli eserciti, ritorna. Guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te hai reso forte. Signore, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte. Da te mai più ci allontaneremo. Facci rivivere e con noi invocheremo il tuo nome. Signore, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, grazie a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Rendo grazie continuamente al mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in Lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli della conoscenza. La testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi così saldamente che non manca più alcun carisma a voi che aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi renderà saldi fino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo, degno di fede e Dio, del quale siete stati chiamati alla comunione con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque, voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino. Fate in modo che, giungendo all'improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti, vegliate. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Stasera, quando iniziamo di celebrare Avvento, sentiamo le due parole che sono molto importanti in questo tempo. Avvento. Qualcuno viene. E quindi, se qualcuno viene, qualcuno deve aspettare. Oggi nella nostra vita ci sono tante cose che noi facciamo. Facciamo perché siamo pronti di fare tutto questo, perché tutti lo fanno. Facciamo questa corsa dentro la nostra vita e questa corsa entra il nostro cuore, entra la nostra anima. Diventiamo come quelli che partecipano alla corsa, ma nessuno sa dove noi andiamo, dove corriamo. Perché molto spesso Gesù Cristo è stato buttato fuori da quel centro dove lui è. Il Natale, il giorno di Natale che noi celebriamo tutti, Gesù Cristo, la sua nascita, il Signore nostro Dio diventa uno di noi. E questo è il centro di tutta questa celebrazione. E quando noi iniziamo
tempo liturgico di Avvento, quindi noi vediamo questa cosa che sta succedendo, questo miracolo, e noi camminiamo verso di questo miracolo per prenderlo con la nostra fede, con il nostro cuore e con la nostra realtà. E un'altra parola che Gesù ci dice oggi, molto importante, vegliate. Veglia non è cosa male. Veglia è una cosa che ci prepara di essere pronti a qualsiasi tempo. Quando oggi vediamo il mondo, la gente così tanto fa tante cose, ma cose principali, cose che hanno importanza della nostra vita, si buttano fuori. Noi diciamo non oggi, non domani, se devo fare la conversione, se devo fare un po' più posto al Signore nella mia vita, lo faccio domani, domani, domani. E questo noi diciamo anno dopo un anno. Signore, ti ricordo bene, ti porto nel mio cuore, ma davvero non ho tempo per te. Domani. È questo che Gesù ci dice nel Vangelo di oggi. Non è domani, oggi, ora è questo tempo giusto. Signore, non si deve spingere fuori dalla nostra vita quotidiana, ma deve essere nel centro della nostra vita quotidiana per farla una vita vera, una vita piena di grazia, una vita che ci porta alla salvezza. E questa tensione oggi è così visibile. Quando noi usciamo fuori, vediamo la città, tutti i negozi sono già decorati, sono pronti per celebrare il Natale. Ma quale Natale? Natale dove Gesù è nel centro, oppure Natale che si fa una certa celebrazione commerciale, comprare, 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 fare tutta la spesa? Tutto questo ci stanca. E così spesso la gente dice: grazie Signore, Natale è passato, perché siamo diventati stanchi celebrando il Natale. E questa è una cosa molto sbagliata. Qualcosa non abbiamo fatto bene, qualcosa non abbiamo capito giusto, perché il Natale, la nascita di Gesù Cristo, è il centro della nostra vita, è il centro della nostra salvezza. Non dobbiamo essere stanchi quando avviciniamo a questa celebrazione. Dobbiamo essere pronti, con i nostri cuori aperti alla grazia del Signore, con la nostra vita quotidiana tranquilla, dove ci sono tante cose. E per questo il Signore ci dice: vegliate, fate la scelta, perché ci sono così tante cose che noi dobbiamo fare. Non abbiamo tempo a fare tutto. E per questo dobbiamo usare il nostro cervello e il nostro cuore, ambedue, per fare la scelta giusta, la scelta onorevole e la scelta che ci porta salvezza nella nostra vita. E questa scelta deve essere fatta in modo giusto, Signore nel centro. Nascita del nostro Signore che diventa uomo, che la nostra umanità diventa una parte della vita di Dio, è un dono molto prezioso, è un dono della nostra salvezza. E per questo il tempo di Avvento, queste 4 settimane, devono diventare un tempo dove noi non facciamo la corsa come matti, ma dove noi pensiamo bene: che cosa è significativo nella mia vita? Che cosa è essenziale nella mia vita? Che cosa è centrale nella mia vita? E quando metto il Signore in centro, tutte le altre cose trovano il suo posto giusto. Ma così tante persone non riescono a mettere Dio nel centro. Cercano di trovare qualcosa che si può mettere nel centro, fanno questa corsa, si stancano e poi dopo dicono: grazie a Dio, il Natale è passato. Non siamo noi così. Noi dobbiamo essere diversi. Noi dobbiamo essere pronti per accogliere il Signore nostro Dio che viene. E per fare questa accolta dobbiamo fare la preparazione. La preparazione del nostro cuore, della nostra vita quotidiana. E vedendo tutto ciò che sta succedendo, tutta questa gara, tutta questa corsa da un negozio a un altro, non deve togliere il vero significato della nostra celebrazione dell'Avvento. Noi aspettiamo nascita di Gesù Cristo. E questo bisogna
pensare sempre. Dio che diventa uomo, quale posto nella mia vita può prendere? Quale posto lo do? Se è mio Signore davvero, se è mio Signore che mi porta la salvezza, ha diritto a entrare nella mia vita quotidiana oppure sta sempre fuori, lo spingo lontano dagli affari che io sto facendo. E per questo tempo di avvento deve diventare per noi un tempo della tranquilla scelta, dell'evaluazione. Dobbiamo pensare bene quali cose sono molto più importanti nella nostra vita, quali sono meno importanti, quali sono non importanti. E dobbiamo fare questa scelta giorno dopo giorno, perché Signore abbia abbastanza posto nella mia vita, perché Lui diventi il centro della nostra vita. E per questo, fratelli e sorelle, io auguro a tutti noi, usiamoci questo tempo in modo giusto. Usiamoci questo tempo come il Vangelo dice oggi, veliate. La veglia non è cosa sbagliata. La veglia aiutaci di capire bene che cosa è centro della nostra vita, che cosa è una cosa essenziale per la nostra salvezza, per avvicinarci al Signore Gesù Cristo così come Lui ci chiama. E questa è la scelta giusta. Per questo prendiamo questo tempo come un dono del Signore, non facendo la gara sbagliata, la gara matta, senza pensare che cosa facciamo, ma prendiamo questo tempo per noi, per uno all'altro, dando questo tempo, la nostra attenzione a quelli che sono attorno di noi e dando attenzione al nostro Signore. La sua venuta, la sua nascita diventa un momento della nostra salvezza, e per questo dobbiamo preparare il nostro cuore, la nostra vita quotidiana e tutto quello che serve perché il Signore possa entrare nella mia vita e rimanere come re della mia vita e come mio Salvatore. Amen. Siamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato o non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria a giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è andato e adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, rivolgiamoci con fiducia a Dio, che è Padre e Redentore, perché ci aiuti ad entrare nello spirito dell'Avvento. Per i pastori della Chiesa, perché siano infaticabili annunciatori alla presenza di Gesù, che rileva il vero volto di Dio, preghiamo. Per coloro che hanno nella società il potere e l'incarico di vigilare il bene di tutti, perché ricordiamo che sono fragili e dovranno rendere conto a Dio
della loro vita, preghiamo. Signore Dio fedele. Per i giovani che il Signore chiama alla vita sacerdotale o consacrata, perché rispondono con gioia e fiducia alla chiamata del Signore che li invita ad essere Suoi amici prediletti, preghiamo. Vieni, Signore Dio fedele. Per tutti noi, perché in questo avvento sappiamo trovare un tempo di riflessione per rispondere alla domanda: che cosa sto facendo nella vita che il Signore mi ha donato? Preghiamo. Vieni, Signore Dio fedele. Per i malati e gli anziani, specialmente quelli che vivono soli, perché sentono la presenza della comunità parrocchiale, preghiamo. Vieni, Signore Dio fedele. Per tutti i defunti, perché godino l'eterna beatitudine che non avrà mai fine, in modo particolare per Gian Palumbo, per cui questa santa messa è stata offerta, preghiamo. Vieni, Signore Dio fedele. O Dio, accogli le nostre invocazioni e nella tua misericordia perdona ciò che la nostra coscienza teme. Donaci ciò che speriamo nell'attesa di giungere a contemplare il Tuo Figlio nel Suo ritorno glorioso. Per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Sacrificio a lode e gloria del Suo nome, per il bene nostro di tutta la Sua Santa Chiesa. Accogli, Signore, il pane e il vino, dono della Tua benevolenza, e fa che l'umile espressione della nostra fede sia per noi regno di salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Volti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore, al Suo primo avvento, nell'umiltà della nostra natura umana, Egli portò e complementò la promessa antica e ci aprì la vita dell'eterna salvezza.
verrà di nuovo nello splendore della gloria e ci chiamerà a possedere il regno promesso che ora osiamo sperare vigilanti nell'attesa. E noi, unite agli angeli e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Roberto e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo e con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
aspettando la nascita del nostro Signore e del nostro Salvatore, preghiamo come ci ha imparato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi del peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. La gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamovi un segno di pace. Beati li invitate alla cena del Signore. Ecco agnello di Dio, ecco che toglie i peccati del mondo. Nella tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. State attenti, vegliate, perché non sapete il momento e ora, dice il Signore. Perché tutti
Preghiamo. La partecipazione a questo sacramento che a noi pellegrini sulla terra rivela il senso cristiano della vita, ci sostenga, Signore, nel nostro cammino e ci guidi ai beni eterni. Per Cristo nostro Signore. Fratelli e sorelle, probabilmente questo avviso lo vedete sui vostri schermi, ma comunque lo leggo adesso. Le spese per l'anticipata messa domenicale celebrata sabato pomeriggio alle ore 17 sono considerevoli. Questo servizio dell'Apostolato Italiano della Diocesi di Brooklyn è offerto dai nostri sacerdoti che parlano italiano. Tuttavia ci sono spese per l'organista, il cantante e la trasmissione che devono essere coperte. La vostra gentile donazione sarebbe molto apprezzata. Si prega di inviare l'assegno o in valia postale a Messa Italiana, Co-Catedrale di San Giuseppe, 856 Pacific Ave Street, Brooklyn, New York, 11238. Ogni donazione sarà riconosciuta. Grazie. E come ho detto, probabilmente questa informazione la vedrete sui vostri schermi. Iniziamo tempo di avvento e come il Vangelo ti gite ci dice, veliamoci. È questo tempo dove tante persone, tutto il mondo corre per comprare, per usare, per stancarsi e per arrivare verso a questo punto di nascita di Gesù, essendo stanchi, essendo molto, molto stanchi e senza vero centro di questa celebrazione. Noi invece siamo chiamati di usare questo tempo, queste quattro settimane, pensare bene dove è Signore nella nostra vita, frenare un po' e pensiamoci bene come possiamo dare la nostra vita al Signore che è la nostra salvezza, perché il Natale rimane la nascita di Gesù, questa grande celebrazione, questa grande gioia che ci dà la vita salvezza e ci porta al suo regno. Auguro questo a tutti noi, perché questo tempo usiamo bene, perché diventa un tempo di grazia. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Diamo grazie a Dio. Gloria del suo nome.
Telemater è una televisione che vive solo delle vostre donazioni e della generosità di tutti. Questo ci consente di portare la parola del Vangelo nel mondo in italiano. Anche le più piccole donazioni possono fare la differenza. Vi ringraziamo e vi ricordiamo nelle nostre preghiere. Per continuare a sostenerci, visitate il sito internet www.telemater.org/sostienici.